Giampiero Cipani, sindaco di Salò, a fine mandato naturale, dopo due mandati, come si sa, non ci si può più ripresentare come sindaco, ha deciso di ritirarsi, come si suol dire, a vita privata, ossia al suo lavoro, e conclude questo suo mandato con un appuntamento, ce ne sarà anche un altro più avanti, ma questo credo che sia uno dei momenti più significativi del suo ultimo mandato di sindaco. Il terremoto di Salò, 24 novembre 2004, ricorre il quinto anno quest'anno, ma ricorre un quinto anno positivo, avete sistemato praticamente tutto grazie anche dei contributi, ma presentare un libro su questo evento con non più così cose in sospeso, che sia grande soddisfazione e grande merito del lavoro fatto di tutti. Sì, ecco, hai centrato un po' il discorso. In effetti, innanzitutto è forse la cosa più bella che faccio a scadenza del mio mandato. È un dono che faccio a tutti i cittadini salodiani, non lo faccio io personalmente, ma lo faccio grazie a una sponsorizzazione davvero eccezionale che mi è venuta da Luciano Regali delle Fonderie Regali, che ha voluto sponsorizzare questo libro. L'idea è maturata insieme al dottor Clasali, che naturalmente è quello che ha steso questo bellissimo libro, era quello di ricostruire pezzo per pezzo la storia del terremoto attraverso il suo percorso fatto attraverso gli uffici comunali, i rapporti con le persone, dalla notte del 24 novembre fino ad oggi. E naturalmente al momento più importante, quello simbolo della ricostruzione e della riapertura del municipio gravemente leso, come tutti sanno, dal terremoto. Allora, è stata veramente un'idea, credo, molto buona, perché la gente lo apprezzerà sicuramente e avranno tutte le famiglie salodiane che lo desiderano naturalmente un libro per non dimenticare dei momenti eccezionali dove abbiamo vissuto momenti difficili ma di grande fraterna solidarietà, dove abbiamo riscoperto le nostre origini, le nostre radici, la nostra identità salodiana. Non è solo questo che lascerà ai suoi cittadini, ma lascerà anche un lungolago finito, lascerà altre cose, lascerà un museo, come dicevo prima, che verrà così presentato perlomeno entro fine mandato, insomma molte cose a cui i suoi concittadini salodiani gli devono e dovranno riconoscenza sempre. Non tocca a me dire, noi abbiamo cercato di lavorare in questi anni davvero con grande spirito di servizio, abbiamo, credo, fatto delle cose buone, sicuramente avremmo fatto anche forse più di qualche errore, però penso che i cittadini sostanzialmente siano soddisfatti di questi 10 anni di lavoro. C'è stato di mezzo, come ripeto, il terremoto che ha rallentato in qualche modo certe cose, però siamo riusciti all'ultimo momento a recuperare tutto. La città, come ha detto bene lei, è completamente rifatta, le opere pubbliche le abbiamo portate a casa quasi tutte, piccole cose mancano, credo che la città abbia una bella immagine e abbia superato ormai definitivamente il trauma del 2004, che veramente ci aveva messo la città in ginocchio, diciamoci la verità.